Allora, come base ho già dato due mani di questo arancione della Kiko che è il numero 235. E adesso prendo il silver dell'Avon e ne vado a mettere qualche goccia qui in questo. Io uso questo contenitore dei Kinder per non sporcare. Userò il mio dotter, quello con la punta più piccola. Ecco, i puntini vanno fatti solamente sulla parte della French e in questo modo. Come dicevo, va fatto solo sulla parte della French. In questo modo. Non devono essere per forza tutti della stessa dimensione i pallini, i pois. Però certamente cercate di tenervi quantomeno a una grandezza più o meno tutti più o meno simili. Ecco qua, una volta che saranno asciutti i pois, andremo ad applicare un top coat. Io uso questo dell'Astra che ovviamente riprende l'arancione della base. E ha dei glitter. Ecco qua, come tocco finale andremo con il nostro pulisci cuticole a ritoccare in tutti i punti dove abbiamo magari eventualmente sporcato già quando abbiamo dato la base. Se volete farlo prima di fare i pois, va anche bene, l'importante è che comunque andiate a ripulire bene le cuticole perché insomma si può anche sbagliare o comunque sbordare un attimino e sporcare, però l'importante è che poi non usciate con le cuticole sporche dai lati perché insomma poi allora il lavoro non sarà più ovviamente ben gradito agli occhi. Ecco qua, questo è il risultato, spero che si veda al meglio. Oggi la luce va e viene, il sole è un po' oscurato dalle nuvole ogni tanto, comunque spero che si veda bene e niente. È molto semplice, però ha un bell'effetto. Con questo è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate i commenti. Anche se non vi è piaciuto, scrivete quello che vi pare, mettete che non vi piace, non importa. Comunque, a me ha fatto piacere come sempre. E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.